Ciao bambini, sono di nuovo il maestro Marco. Chiedo scusa, ieri non sono riuscito a inviarvi questo video di storia, ve lo mando oggi. Vi avevo detto che vi avrei dato ancora un compito, ma questo è un compito che non ha scadenze. Potete farlo quando lo vorrete, quando i vostri nonni e i vostri genitori avranno tempo e saranno tranquilli nel poterlo fare. Ora vi parlo di una cosa difficile, pensate, io spesso vi dico che voi siete talmente bravi che facciamo argomenti delle classi future, quindi delle classi dei più grandi, tante volte facciamo degli argomenti come quelli della classe terza o addirittura parliamo di cose che dovremmo affrontare in quinta perché voi siete proprio bravi. Ecco, oggi parliamo per esempio di fonti storiche, una parola difficile, ma alla fine capirete che stiamo parlando di cose molto molto semplici. Ecco, queste potrebbero essere alcuni esempi di vostre personali fonti storiche. Se pensiamo a un biberon, pensiamo a quando voi eravate piccoli piccoli, che avevate bisogno di ciucciare il latte per calmarvi dai pianti. Allora le vostre mamme e i vostri papà per calmarvi vi davano il latte. Magari di notte vi svegliavate ancora come la mia Franceschina che continua a svegliarsi di notte, io devo darle il latte. Ecco, ora questo biberon potrebbe essere considerato una vostra fonte storica, cioè ci fa capire che quel biberon lo usavate quando avevate un anno, 2 anni, quando eravate più piccoli. Anche un paio di scarpe può essere considerato una fonte storica, una vostra fonte storica. Quando eravate piccolini, magari indossavate delle scarpe piccole, 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 invece voi adesso avete dei piedoni da calciatori e da ballerine enormi. Anche il vostro pupazzo, magari il vostro gioco di quando eravate piccolini. Ecco, tutti questi oggetti possono ricordarvi, sono delle vostre tracce, cioè vi ricordano dei momenti del vostro passato. Ok? Come facciamo a ricordare il passato? Ci sono anche, oltre degli oggetti, come abbiamo visto prima, che si chiamano fonti materiali, ma non vi preoccupate di questi nomi, ne parleremo poi il prossimo anno. Ci sono anche delle fonti visive. Quali sono le fonti visive? Avete fatto i cinque sensi con Marilena, visive vuol dire vista, ok? Con gli occhi. Cosa guardiamo con gli occhi? Guardiamo le fotografie. E osservate questa immagine. Ci sono tre diverse fotografie appese a uno stendino con tre diversi strumenti. Noi lo sappiamo, forse quello che conosciamo meglio è quest'ultimo strumento, cioè il cellulare, che ahimè in questi giorni dovete usare molto di più anche per ascoltare i maestri. Mannaggia. Il cellulare, oltre a telefonare e permettere di vedere video, lezioni, cartoni, può anche essere una macchina fotografica, ma in passato le macchine fotografiche potevano essere diverse, anzi erano diverse. Queste magari alcuni di voi hanno anche una macchina fotografica simile a questa, ma in passato c'erano delle macchine fotografiche che servivano, che andavano, funzionavano con un rullino. Non ve lo spiego io, chiedete ai vostri genitori e ai vostri nonni di spiegarvi a cosa serviva il rullino. Ecco, queste fotografie raccontano anche il passato, immortalano, cioè bloccano, fermano. Ogni tanto in classe facciamo frozen, cioè ci blocchiamo, ok? Ci congeliamo. Congelano dei momenti particolari. Ecco, questi momenti sono dei ricordi e i ricordi sono delle fonti visive perché ricordano degli avvenimenti passati, delle cose che sono su successe, che sono accadute per quanto riguarda voi anni fa, ma per quanto magari riguarda i vostri genitori, i vostri nonni, molti anni in più. Per voi sono tantissimi, perché pensare ai vostri nonni, ai vostri genitori, per voi noi siamo già tutti vecchi, ma pensate che la storia è molto molto lunga, la storia dell'uomo. Pensate ai dinosauri, pensate alla preistoria, ma di questo parleremo quando sarete più grandi.
Ora torniamo alle fonti visive, cioè le fotografie. Ecco, sicuramente a casa voi avete delle fotografie. Bene, andate a guardarle, le sfogliate insieme ai vostri genitori e ai vostri nonni e fatevi raccontare gli episodi che raccontano proprio quelle foto. Sicuramente ognuno di voi avrà delle foto mentre gattonate, o delle foto quando festeggiate il compleanno, o delle foto mentre siete al mare, in montagna. Ecco. Fatevi raccontare dai vostri nonni e dai vostri genitori quelle foto, che il significato di quelle foto. Altre fonti visive sono i filmati. Sicuramente nei cellulari avrete moltissimi filmati. Se siete come, se i vostri genitori sono come me, avrete un sacco di filmati. E forse in questi giorni magari ne approfittiamo per scaricare un po' di video, un po' di foto. Ecco. Fatevi mostrare dai genitori alcuni di questi filmati e fatevi raccontare cosa facevate quando eravate piccoli, quando avevate un anno, quando avevate 2 anni, quando andavate alla scuola dell'infanzia. Tutti questi racconti possono essere accompagnati anche da oggetti, cioè oltre alle foto e oltre ai video ci possono essere anche quelle che si chiamano fonti materiali. Cioè, che vuol dire gli oggetti? Guardate in questa immagine, ci sono tantissime lettere anche proprio di un. Addirittura, guardate, questa risale addirittura quasi 100 anni fa, tantissimo tempo. Ecco, magari i nonni hanno degli oggetti o delle banconote che non si usano più, queste si chiamano lire. Voi conoscete gli euro, ma prima degli euro esistevano le lire. Guardate, state imparando a scrivere in corsivo, voi guardate come questo signore, questo nonno, anzi questo bisnonno, potrebbe essere un vostro bisnonno, guardate come scriveva. Ecco, se potete, se i vostri nonni abitano vicino a voi, in questi giorni approfittatene per chiedere a loro com'era la loro scuola, come andavano a scuola, quali erano le materie che studiavano a scuola, come scrivevano. Se anche loro avevano le matite con la punta gialla o rossa, o se usavano quali altri strumenti. Io vi dico delle parole difficili che magari non conoscete, ma provate a chiedere se usavano l'inchiostro e il calamaio, se usavano il pennino. Provate a farvi spiegare da loro che cosa vogliono dire queste parole. Ok. Ma oltre alle lettere e ai quaderni, ai libri scritti dai vostri nonni, bisnonni, genitori, ci potrebbero essere in casa vostra degli oggetti che sono sempre fonti materiali. Penso che magari i vostri genitori abbiano conservato alcuni oggetti della vostra infanzia, di quando eravate piccolini. Magari trovate ancora un bavagliolo, trovate ancora un ciuccio di quando eravate piccoli. Ecco, per esempio. Questo è il ciuccio della mia Franceschina e questo è il Dudu, inseparabile. Per ora per lei non è ancora una fonte materiale perché la usa ancora giorno e notte per fare il riposino al pomeriggio e per dormire la sera. Ma tra un po' di anni, quando vedrà questo Dudu, penserà: Ah, mamma mia, quando ero piccola, per addormentarmi avevo bisogno del Dudu, altrimenti facevo i capricci. Ecco, questa sarà una sua fonte materiale. Ma la fonte che a me piace di più è quest'ultima, sono le fonti orali, ovvero i racconti. In queste immagini ho messo in questa diapositiva ho messo delle immagini dei nonni. Allora, chi ha la fortuna, chi ha la possibilità di avere i nonni vicini, oppure in questo tempo di vacanze forzate in cui magari si sentono i nonni anche al telefono o con le videochiamate, ecco, provate a farvi raccontare delle cose da loro. Chiedete loro di raccontarvi quando eravate piccoli voi, oppure chiedete ai nonni quando erano piccoli loro, quali erano i loro giochi preferiti. Avete mai pensato, ma i vostri nonni quando erano piccoli giocavano con la PlayStation, con la Wii, guardavano la televisione e andavano su internet? Ecco, provate a chiedere ai vostri nonni. Anzi, chi ha la fortuna anche i vostri bisnonni di provate a fare queste domande. Fatevi raccontare da loro com'era la scuola, quali erano i loro giochi preferiti e così via. Ok? Ecco,
Come avete capito, questo è il compito. Non è un compito da fare sul quaderno, non è un compito da fare per scritto, è un compito da fare orale. Cioè, voi dovete semplicemente ascoltare e non annoiarvi. Fare molta, molta attenzione alle parole e ai racconti dei vostri familiari. Ricordatevi che non solo i nonni possono raccontarvi delle belle storie, ma anche i vostri papà e le vostre mamme. Provate a chiedere anche alle vostre mamme e ai vostri papà cosa facevano quando erano piccoli, come voi, piccoli. Siete grandi ormai, avete 6, 7 anni, alcuni di voi hanno già compiuto 7 anni. Ecco, chiedete a loro, ma papà, mamma, quando avevo 7 anni, quando avevo la tua età, quando avevi la mia età, scusate, cosa facevi? Qual era il tuo gioco preferito? Qual era il tuo cartone preferito? Qual era il tuo cibo preferito? Qual era la tua materia scolastica preferita? Cos'è che proprio non ti piaceva fare? Ecco, approfittate di questo tempo per raccontare. Raccontare, raccontare, raccontare. E anzi, se avete dei fratelli più piccoli, anche voi potreste essere una fonte orale, ovvero voi fratelloni o sorellone grandi, potete raccontare al vostro fratellino più piccolo delle storie, dei momenti di vita della vostra famiglia che lui, quando era piccolino, non potrebbe ancora ricordarsi. Ok? Spero di essere stato chiaro. Quindi questo è il compito di storia. Un abbraccio a tutti e grazie per l'ascolto. Un bacio e un abbraccio. Ciao!